so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò paesi che non ho mai alla fascia, così a secco. Bene, anche loro molto ordinati, non so se bravi. Hanno scritto l'ingresso della musica, le Miss categoria 11-16. Applauso anche per loro. Esatto. E poi tra l'altro lei ci farà ascoltare diversi brani nel corso della serata, giusto? Anche perché dice sono rimasta sola, faccio un mini concerto stasera. Il primo brano è? Il microfono prendi il mio? Il mio? Perfetto. Giovanna Mazzarone. Prego. Sangue per il mio paese e mi ritrovo a non tirare a fine mese in mano a Dio le sue preghiere. Oh, giurato fede mentre diventavo padre e guerra senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. Parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e prendi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no, non è l'inferno. Oh,
8 aspiranti, ricordiamo. Con lei, nonché ultima concorrente di Miss Donna Ruzia. Lei è Angelica Paliducci. Angelica, mi piace scelto un passato. Passerella per la seconda e ultima uscita, ricordiamo, a questo punto dopo la... Il signor sindaco, complimenti veramente, abbiamo scambiato due chiacchiere e tra l'altro dobbiamo dire che Plastina Fortunato è il presidente ambasciatore del Club Universale della Pace, quindi è importante ricordarlo che dopo ci sarà una fiaccolata a seguire, giusto? A seguire in... a fine serata. Perché è importante soprattutto... Ci sarà un libro che pesa i bicchieri e dove potrà tutti o qualcuno potrà firmare questo libro che è un messaggio di pace per il mondo. Questo è il mio lavoro di svolgo di dappertutto. Quindi invitiamo i nostri amici a raggiungerci al castello dove c'è questa, appunto, questa fiaccolata e dove si firmerà questo libro che è una rappresentanza, è una testimonianza di chi vuole veramente la pace. Chi vuole con il suo cuore, per questo che le porto un buongiorno, un saluto della città come capitale del mondo, conosciuta Ginevra, Svizzera, che è la capitale mondiale della pace. Quindi sono qui e porto un grande saluto e che speriamo che avremo una grande collaborazione con il mio paese di Erba. Quindi questa sera avrete una possibilità e sperando prossimamente di fare una serata dedicata a questo progetto, perché ci saranno i video per vedere tutto questo, ma tra l'altro questa sera potete firmare questo libro che è una cosa bellissima, dove qua hanno già fermato molte personalità, ma qualsiasi, ma soprattutto la gioventù, le scuole, e questo è un lavoro perché bisogna mandare un messaggio, ma del cuore, non solo dire pace. Costruiamo la pace, bisogna costruire, la pace è un lavoro, la pace è una cultura, non si fa così una pace. Quindi noi dobbiamo, i vecchi, dare un messaggio a questa gioventù, indicare loro la strada, come possiamo arrivare un giorno ad avere una pace in questo paese. Quindi viva la pace e grazie per il lavoro che fate. Grazie e complimenti. Se per favore i bambini non stanno... Questo è uno spettacolo qua. Ragazzi, benvenute, grazie a tutte. Adesso quelle che, se volete, o il tempo si c'è, ognuno può porre una firma. Però la prima diamo l'onore alla signorina, la nostra stella calabrese, con il nostro viaggiatore di Calabrese nel mondo. Sono due personaggi, io mi metto in terza posizione perché sono qui per lavorare. Ok, mi fa piacere. Dunque, facciamo una cosa, c'è la sedia? Sì, sarebbe bene.
Non si vede? Oh madonna, non l'abbiamo visto. Ok, signor sindaco. Occhio, ma c'è. Allora. Sono all'orizzonte, mancano le parole. Lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se metti così facciamo una fotografia con le fiaccole dietro, il sindaco vicino, sì, perché abbiamo la vista sul mare, un pochettino così. Le finestre, mostra tutto il mio cuore. Fantastico. Ok, diamo la possibilità e dopo Maria io ti faccio dentro il sindaco. La luce che il sindaco di ha incontrato se no chi è? Insomma, questo è bello perché c'è i bambini in braccia al nome della pace tornando comunque qui, potete firmare, io mi occupo paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, non dimenticate, magari questa sera per voi questo non è niente, partirò, però un giorno vi ricorderete, perché lì partite di un luogo che è uno su dei navi per mari, cosa mi ha stupito grazie a Dario Sanso che mi ha mandato qui, no, è una cosa spettacolare, però ricordatevi che oggi qui si apre una strada che voi chiamate una strada, un'autostrada del sole. Cioè dire che ci porterà verso un cammino, la strada sarà lunga ma arriveremo un giorno a fare qualcosa. Una piccola... Vai via? Sì. Allora. Allora. No, se vuoi parlare, parla, io ti voglio... Ti vorrei far... allora, ok, facciamo una cosa. Questa è una aspettata. Sì, eccola qua. Allora. Le mani, no, togli le mani perché te dove... Senti Maria, ti faccio una domanda semplice che è importante. Dopo aver coronato la Calabria con la tua corona di Italia, adesso hai un'altra corona che è qualcosa di semplice, però molto... Un'altra fascia di una importanza. Cosa ne pensi? Vorresti dire una piccola parola a quelle che ti ascolteranno? Sono onorata di indossare questa fascia, essere l'ambasciatrice della pace nel mondo, soprattutto qui in questa fantastica location, in uno dei borghi più belli d'Italia, Fiumefreddo Abruzzo, tra l'altro il mio paese natio, e parliamo di una tematica importante, culturale, importantissimo in diversi settori, nel campo sociale, politico, che fa parte della nostra vita quotidiana. Dico alcune parole che ho scritto e ho lasciato come ricordo nel famosissimo libro, ovvero che la terra che ci ha generato è come una madre, bisogna amarla e rispettarla. Per la pace nel mondo bisogna soprattutto tenere ben presente la solidarietà e l'armonia, per sconfiggere ovviamente la guerra. Grazie, devo dire solo una cosa che aggiungo, che è importante al piano internazionale, che il nostro obiettivo è di passare attraverso i bambini, perché la pace è un'educazione, la solidarietà, che hai detto, brava, hai capito il nostro messaggio, il nostro obiettivo è questo e speriamo che la gente... I bambini, perché sono un miracolo. Esatto, è per lungo termine, non è oggi in pace, certo. Domani no, le guerre ci sono, che va un messaggio a tutte le persone povere, certo. Che ci abbiamo, ma ce l'abbiamo. Spero anche in Italia. Nel mio piccolo ho dato quel pizzico di contributo. Ma è piccolo, le gocce che fanno i fiumi che vanno a mare, che fanno il mare. Quindi è quello che noi siamo qui per fondere questo messaggio a livello internazionale. Maria, grazie. Speriamo di vederci prossimamente ancora. Assolutamente. Sì. Sarà un grande piacere. Il club ti onora di averci con noi. Grazie. D'accordo. Partirò. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì. Thank you.
Thank you. Livre d'or, messager de la paix du troisième millénaire et un témoignage des personnes de bonne volonté, de tous milieux politiques, religieuses, laïques, de toutes les diversités qui composent l'humanité pour une communauté universelle de la paix.